Buongiorno, sto caldo. Voglio darvi un paio di consigli per surriscaldare ancora di più l'atmosfera. Allora, innanzitutto non vi racconterò nessuna trama, state tranquilli. Vi parlerò di due gialli. Uno è di Petros Markaris, eccolo qua, La congiura dei suicidi. Io molto tempo fa ho già parlato dei libri di Markaris, i gialli di Markaris, un commissario che in questo libro diventa vice direttore della sezione omicidi della polizia di Atene, e naturalmente le sue storie sono storie di omicidi che avvengono di solito ad Atene e della sua bravura a risolverli. Anche in questo caso abbiamo uno di questo. Perché può essere abbastanza interessante questo libro? Perché è ambientato esattamente nel periodo del lockdown che c'è stato in Grecia, come in Italia, come in moltissime nazioni. E quindi, oltre a raccontare la storia dell'omicidio, racconta anche un pochettino la situazione ad Atena, in Grecia, durante il lockdown. E quindi parla anche di coloro che si opponevano alla teoria del virus, eccetera, eccetera. Diciamo che c'è un elemento in più per far piacere questi libri di Markaris, che già conosciamo e di cui ancora una volta vi dico non vi parli. Eccolo qua, questo è il primo libro che ho appena finito di leggere, che quindi vi racconto subito. Il secondo libro, invece, ci spostiamo decisamente più a nord, più al fresco, ci spostiamo in Svezia e abbiamo Camilla Läckberg, la mia pronuncia ovviamente lascia molto a desiderare, Il gioco della notte. Questo è un libro abbastanza agile, anzi molto agile direi, è di un centinaio, poco più di un centinaio di pagine, e racconta la mezzanotte, cioè la notte dell'ultimo dell'anno, di quattro ragazzi svedesi di Stoccolma che passano la serata insieme a cena di uno di questi. Sono ragazzi molto molto ricchi, figli di famiglie ricche, amici sin dal tempo dell'infanzia, che fra un gioco, fra l'alcol che scorre naturalmente abbondantemente, come spesso succede in Svezia, in qualche modo scoprono un nuovo modo di stare insieme, e naturalmente l'elemento, diciamo, giallo è presente anche in questo caso. È bello questo libro perché c'è la capacità dell'autrice di far crescere la tensione, far crescere la curiosità da parte del lettore di come va a finire, fino alla fine. Ed è molto molto bello perché riesce a scavare nella psicologia di questi quattro adolescenti. Sono adolescenti, devono fare la maturità quest'anno, quindi sono diciottenni, e far tirare fuori a loro tutti gli aspetti positivi e anche quelli negativi, spesso nascosti da una patina di superficiale ricchezza, benessere, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono due libri che si leggono molto volentieri, questo, ripeto, molto più agile, questo si legge un paio di giorni, lo rimarca adesso un pochino di più, ma insomma, un modo piacevole per passare. E a volte lo dico, questi potete leggerli tranquillamente sotto l'ombrellone. Bene, buone vacanze per chi è in vacanza e buona lettura a tutti quanti. Arrivederci.